le persone sono lo spettacolo più grande del mondo e senza pagare il biglietto, diceva Charles Bukowski, non l'ho detto io. Questa è la grande occasione della realtà che entra nel mondo della fantasia. Io ho visto il trailer, mi sembra una figata. Poi io di solito i film dal trailer vedo se mi stuzzicano o no, e sembra fighissimo. Oggi compie 36 anni. Sì, ce lo facciamo insieme un regalo. Allora, no, che siamo qui perché eravamo gli unici disponibili, anche perché voi fate questa cosa di lunedì, quelli dello spettacolo, gli attori, si sa, lunedì ci hanno tanto da fare, noi facciamo i parrucchieri e quindi eravamo liberi, allora eccoci qua. Siamo onorati, sono stati io e mio fratello onorati che ci avete chiamato per fare questa cosa. Noi abbiamo fatto il nostro meglio facendo appelli e invogliando la gente a mandare dei filmati. Comunque tu sia, voglio che sia felice. E l'abbiamo fatto, credo che il risultato ci sia stato, quindi grazie ai testimonial che purtroppo stanno lavorando e non sono qui con noi di lunedì. Direttore, pare che gli levo mio fratello il 50% della cinema, visto. Di spettacolare l'essere umano è incredibile. E adesso mio fratello invece dirà due parole sul progetto. Mi piace quando vedi del cinema parlo di progetto, perché dicono che c'è un progetto. Questo è un film in grado di accomunare riflessione ed emozione, che sono gli aspetti che appartengono alla mission di Rai Cinema nel rappresentare la nostra realtà, la società in cui viviamo, nei diversi generi cinematografici e con linguaggi narrativi differenti. Mi aspetto di vedere una cosa che in qualche modo mi emozioni, che sia sorprendente. Ho sentito parlare molto bene, ma non ho dubbi. Insomma, vedrò sicuramente un capolavoro. E le sfide aiutano a crescere, aiutano a gioire, aiutano a soffrire. Il lavoro che ha fatto Gabriele, sono molto curioso, mi sarebbe piaciuto farlo. Mi sarebbe veramente piaciuto. Ho paura dei ladri, dei zombie, delle mummie. Mi aspetto Salvatores, è un genio, io lo amo, e quindi in bocca al lupo. Gabriele Salvatores. Salvatores. Volevo ringraziare innanzitutto tutti per essere qui, Rimo Viola insieme a Massimo Fiocchi e Chiara Griziotti, perché questo è un film di montaggio e loro sono l'anima di questo film, veramente l'anima tecnica di questo film, l'anima creativa. Volevo ringraziare naturalmente i musicisti che sono qui, e Raffaello Fusaro. Naturalmente vorrei ringraziare tutti gli italiani che ci hanno mandato questi video. Alcuni sono qui con noi, no? Mi sento di dire che questo secondo me è davvero un bel esempio di quello che può fare l'unione della cultura partecipativa di internet, cioè Fiore lo sa perché lo sta usando da tanto tempo questa cosa, con magari lo sguardo di una persona, di professionisti che organizzano il discorso. Questa può essere davvero una nuova maniera anche di fare cinema. Il segno di una Rai che è sviluppata all'avanguardia sia da un punto di vista tecnologico che editoriale, e questa è la Media Company, quello che stiamo costruendo, che parte del nostro piano industriale, e quindi questo credo sia proprio un segno di quello che vuol dire essere in un mondo sempre più sia globale che digitale. Io direi che l'Italia è bella così com'è. Penso che sia una scommessa per poter dare voce a quello che è la vera storia, no? Manzoni divideva tra la storia ufficiale e quella autentica e vera. Ecco, penso che la Rai in questo caso abbia fatto veramente un'operazione autentica. Ah, è arrivata la Boschi!
Beh, è un lavoro collettivo di tutto il paese in qualche modo, perché come probabilmente sapete sono 44.000 spezzoni che sono stati montati. Ha avuto un grandissimo successo a Venezia e quindi siamo tutti molto curiosi di vederlo adesso a Roma e poi di farlo vedere in televisione prossimamente. Spero che sia un esperimento che continui. Siccome l'Italia è popolata da cittadini che non sono solo italiani, sarebbe bello fare qualcosa del genere raccontata dagli stranieri su come ci vedono e come vedono l'Italia. Sarebbe anche la maniera di dare loro la parola e non fare i film su di loro, ma farlo fare a loro. Penso di interpretare il pensiero della nostra azienda e noi ci saremo sicuramente ancora anche questa. Grazie, me lo firmi, perché se poi non piace il film dopo non è che poi vi rimangiate. Assolutamente no. Poi sono felice di vederlo sul grande schermo, so che è un film bellissimo, quindi sono curiosa e convinta che Gabriele avrà fatto un gran lavoro. Aspettiamo. Cinema Channel, operazione pazzesca, sempre seguite, sempre interviste, Ligi al dovere. Un bacio a Rai Cinema che non sbaglia quasi mai. Grazie Italy Nedei.